per fare dell'autobiografismo empirico, che è inutile e narcisistico, ma per fare dell'autobiografismo trascendentale, se così si può dire, kantianamente trascendentale, ho dovuto ammettere via via che nella mia formazione, non tanto scolastica, quella scolastica è stata da questo punto di vista monolitica e monodica, c'erano solo maschi. Ho studiato una letteratura di maschi. Non trovo donne in nessuna memoria scolastica, se non fin quando alle medie inferiori e al biennio poteva capitare di fare una lettura di un testo eventualmente scritto anche da una donna. Ma arrivati nella parte del canone serio del triennio, c'erano solo maschi, di questo sono sicuro. Parlo di un altro canone, che però per me, in termini trascendentali, come credo per molti altri, non è meno importante, ed è il canone familiare. Si può aver fatto parte di una famiglia in cui i libri non ci sono e i genitori non leggono, e allora evidentemente la scuola assume da sola l'onere di rappresentare l'universo dei testi leggibili. Se però si è avuta l'opportunità di avere una famiglia in cui entrambi i genitori leggono e i libri sono presenti, io credo che non solo a me, ma a molti, ne ho parlato con dei colleghi, mi sono sentito dare una risposta fortemente simile a quella che io stesso ho dato, è capitato di accorgersi che in famiglia esistevano due canoni. Un canone che potrei definire patrilineare e un canone matrilineare. Cioè, nella mia esperienza esistevano libri che mia madre leggeva, ma mio padre in genere o non leggeva o leggeva di seconda intenzione. E ai miei occhi i libri letti da mia madre potevano avere molta suggestione, che fosse una stanza tutta per sé di Virginia Woolf o Natalia Ginzburg, ma non c'è dubbio che il canone patrilineare aveva più importanza, più autorevolezza. Era l'autostrada di cui il canone matrilineare costituiva delle possibili alternative su strade provinciali, magari capaci di mostrare panorami seducenti e profondi, in certi casi perfino decisivi per la mia formazione umana, ma non dotati della stessa autorevolezza. Io credo che si debba ciascuno fare i conti con questi livelli della percezione.